Noi diciamo soltanto che bisogna evitare di colpire la popolazione civile, poi toccherà all'esercito israeliano vedere da farsi, soprattutto al governo israeliano, che cosa fare. Questo è l'aspetto più importante e più delicato, ma non possiamo certamente chiedere a Israele di non difendersi, di non colpire le centrali dove partono i missili, che sono diretti anche questi contro la popolazione civile, non è che sono diretti contro obiettivi militari. Quindi ripeto, bisogna fare in modo che la popolazione civile, questa è la preoccupazione di tutti, non sia coinvolta in questa guerra, né da una parte né dall'altra. Già di vittime civili innocenti ne abbiamo viste tanti, anche cercati casa per casa, sgozzati, bambini che non c'entravano nulla dai terroristi di Hamas, e ora dobbiamo evitare che ci siano ancora morti civili da una parte o dall'altra. La nostra azione è un'azione che punta a costruire la pace con l'obiettivo due popoli, due stati. Situazione difficile, però non bisogna mai demordere e credere sempre che il dialogo e la diplomazia possa raggiungere il risultato positivo.